Bene, rieccoci con Oltre la Barriera. Bentrovati in nostra compagnia, al nostro approfondimento dedicato ai certificati con gli amici di BNP Paribas. Allora non perdo tempo e presento subito i nostri ospiti. Luca Comunian, Global Markets Distribution Sales, BNP Paribas. Ben trovato Luca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, buonasera. E grazie per essere in nostra compagnia anche a David Pascucci, analista e trader. David, ben trovato. Buonasera a tutti. Allora, nostro appuntamento ogni mese con BNP Paribas per parlare di certificati e devo dire che insomma rispetto a un mese fa le cose sono, il contesto generale insomma si è evoluto in maniera importante tra inflazione, banche centrali, politiche monetarie restrittive e soprattutto guerra, anche se in questi giorni si parla forse più di negoziati che di guerra, insomma. E allora, Luca, ripartiamo da qui e per capire un po' qual è, diciamo, la scommessa che i mercati stanno cercando di effettuare, ovviamente guardando ai certificati che sono i prodotti che approfondiamo in questo spazio in vostra compagnia. Luca. Ma guarda, dalla nostra piattaforma, dal nostro, Ti diciamo, osservatorio. interrompo Luca, perdonami, se togli la condivisione riusciamo anche a vederti, poi quando ricondividi osserveremo insomma le tue analisi. Perfetto, eccoci qua. No, dicevo, dalla nostra piattaforma, dal nostro Eccoti. osservatorio, dai nostri mercati, dall'osservazione dei nostri mercati, vediamo che c'è molto fermento, c'è ovviamente anche incertezza che deriva dai mercati, lo vediamo in questi giorni. E questo si riflette ovviamente anche su tutto quello che è il mercato dei certificati, chiaramente, e anche la volatilità e le oscillazioni delle azioni sottostanti poi i nostri certificati hanno creato dei movimenti che hanno portato, insomma, ad alcuni nostri prodotti in alcuni casi ad apprezzarsi o a deprezzarsi, e quindi anche a creare delle opportunità ovviamente di investimento. Lato nostro stiamo reagendo, mettendoci al lavoro su una varietà di strumenti che magari poi avremo il tempo di andare a vedere più nel dettaglio, ma abbiamo emesso proprio nel mese di marzo, nella seconda settimana di marzo, due emissioni, in particolare che ovviamente hanno la caratteristica fondamentale è quella di avere molto un focus su quello che sono le barriere. Come un po' anche riprende il titolo di questa trasmissione, molto profonde. Quindi siamo andati a valutare l'entry point dei certificati già a livelli ovviamente che scontavano quello che è stata un po' la tensione dovuta alla crisi Russia-Ucraina, e al tempo stesso andando a mettere delle barriere cosiddette low barrier, nel senso che hanno delle percentuali inferiori fino al 40%, quando invece la media dei certificati prima di allora, appunto, era tra i 60 e il 70%, quindi andando a trovare dei valori di riferimento già bassi, viste le discese recenti, e al tempo stesso delle barriere fino al 40%, che quindi vanno a creare una protezione del capitale per ribassi sostanziosi delle azioni sottostanti. Questo è un primo tema. Un altro tema partirà proprio domani. Domani ci saranno novità sul mercato, perché emetteremo sul mercato di Euro TLX quattro strumenti, se vogliamo, nuovi per quanto riguarda la nostra gamma. Si chiameranno Tracker Certificate, che sostanzialmente andranno a replicare quella che è, diciamo, l'attività sottostante. E qui ritorna un po' il tema dei mega trend, perché andremo sostanzialmente a quotare dei prodotti che seguiranno l'andamento di quattro indici tematici, e le tematiche saranno appunto la tematica delle nuove tecnologie, la tematica delle energie rinnovabili, la tematica dell'acqua in qualità di asset, di risorsa fondamentale per la crescita del nostro pianeta, e infine avremo anche la tematica di tutto ciò che è quello che noi chiamiamo global waste, quindi tutto ciò che riguarda il riciclo sostanzialmente dei materiali che noi utilizziamo nella nostra vita quotidiana. E questo quindi andrà a inserirsi e ad accompagnarsi, se vogliamo, alla gamma di Cash Collect, e avrà un profilo di investimento un po' diverso, nel senso che qui andremo invece a soddisfare quelle esigenze di investimento di medio-lungo termine su mega trend strutturali.
e quindi poi ovviamente partiremo con questi quattro prodotti e l'idea sarà di volta in volta, seguendo quello che è il mercato, ma soprattutto quelli che sono i temi di investimento, andare a offrire nuovi temi di investimento in una, se vogliamo, in una maniera ricorrente nel tempo. David, situazione complessa sul mercato ed è qualcosa che ci ripetiamo quasi ogni settimana. Ogni settimana diventa sempre più difficile, insomma, individuare un po' quali possono essere i punti fermi, diciamo così. Beh sì, è molto, insomma, una situazione sicuramente caratterizzata da volatilità e proprio di recente, insomma, proprio su tutti i mercati. Si parlava prima comunque di mercato azionario, la situazione è sicuramente interessante anche per quanto riguarda, insomma, il lungo periodo. Se mi permetti vado a condividere un attimo lo schermo in modo tale da farvi vedere qual è la situazione sul mercato. Ad esempio qui ho messo un DAX, lo prendiamo come riferimento per quanto riguarda il mercato europeo, e vediamo effettivamente che già, ad esempio, questo è un grafico a 12 mesi, quindi per ritornare appunto a scadenze più lunghe e non al trading di breve termine, vediamo che ad esempio già quest'anno, sono passati solo 3 mesi effettivi, il mercato già ha rotto i minimi dello scorso anno e li ha ricomprati, quindi questo è proprio l'emblema del fatto che ci sia molta volatilità. Ma più che altro vediamo anche diversi movimenti su quello che è ad esempio il Bund tedesco, appunto, che lo prendiamo anche questo come riferimento per quanto riguarda questa volta il mercato obbligazionario, e vediamo anche qui grafico a 12 mesi un mercato che si sta apprezzando molto, quindi vediamo molte movimentazioni per quanto riguarda sia il mercato azionario che il mercato obbligazionario. Ci sono anche diversi movimenti sul forex, sulle materie prime, insomma mercati in fermento. Ovviamente queste potrebbero essere nel lungo periodo occasioni per gestori di portafoglio, comunque sia per chi fa trading di lungo periodo, per andare appunto a ricercare nuovi strumenti e nuove opportunità appunto da sfruttare nel corso dei prossimi anni. Luca, andiamo a vedere allora quali sono, insomma, le novità e di cosa parliamo oggi dal punto di vista dei prodotti che BNP Paribas metterà a disposizione. Parliamo di una nuova missione, giusto? Allora, io partirei, se sei d'accordo, da un'emissione che è particolarmente è stata apprezzata in questi ultimi giorni dagli investitori, e qui mi aiuto con la condivisione del mio schermo. Perché andiamo nell'ambito dei cash collect e ci focalizziamo soprattutto su una caratteristica, quella di avere dei premi fissi. Quando noi parliamo di cash collect, di fatto nella più generica forma dei cash collect, parliamo di prodotti che hanno 2 o 3 anni di durata, hanno dei premi periodici e hanno una protezione del capitale a scadenza. Sia i premi che la protezione del capitale a scadenza sono di fatto condizionate al fatto che le azioni sottostanti il certificato quotino ogni data di osservazione a un valore che sia superiore o pari alla barriera, che è la famosa barriera di cui parlavamo prima, quindi una barriera di protezione, ed è anche la barriera che permette, diciamo, di elargire i coupon, i premi fissi, che sono trimestrali o mensili, dipende dal certificato in oggetto. In questo caso, quello di cui volevo parlare oggi, hanno invece una caratteristica fondamentale che rende i premi sostanzialmente incondizionati, e da qui il nome, no? Che di fatto è molto intuitivo. Premi fissi cash collect sono dei cash collect con durata 2 anni, ma il pagamento dei premi trimestrali di fatto non ha una condizione. Lo possiamo, anche se ovviamente il certificato è uno strumento diverso dalle obbligazioni, però lo possiamo da questo punto di vista paragonare a un'obbligazione che trimestralmente paga un premio incondizionato. Quindi la barriera che invece abbiamo su questo tipo di strumenti sarà necessaria e sarà importante valutarla a scadenza per quanto riguarda la protezione del capitale. Premio fisso, quindi, che pagato trimestralmente, è un'emissione che, come spesso noi facciamo, viene fatta su non solo su un prodotto, ma su una moltitudine, di solito mettiamo intorno ai 15 prodotti, proprio perché poi le azioni sottostanti sono varie, e in base alle azioni sottostanti, ovviamente, queste azioni hanno un dividend yield piuttosto che una volatilità che permette poi il certificato di pagare un premio più o meno importante.
Quindi per questa emissione il certificato con il premio minimo è dell'1,5 e il premio massimo del 6% per trimestre. Quindi nel caso del 6% per trimestre arriviamo a un rendimento che supera il 20% per anno. Le barriere, come dicevamo, in questo caso vanno fino al 60% con scadenza 2 anni, titoli negoziati su SEDEX di Borsa Italiana. Questa slide che vi mostro ora è quindi un po' rispecchia il meccanismo di cui vi parlavo. A ogni trimestre questo certificato paga un premio incondizionatamente. L'altra caratteristica importante è dal secondo trimestre, quindi dopo 6 mesi di vita, perché oltre a pagare il premio c'è anche la possibilità che questi prodotti scadino anticipatamente, qualora appunto i sottostanti abbiano messo a segno una performance di fatto positiva nel caso del secondo trimestre e con una condizione decrescente, quindi diventa sempre più facile la scadenza anticipata a partire dal terzo trimestre in poi, perché passa appunto al 95%, 90%, 85%. Quindi qui abbiamo uno strumento che paga dei premi fissi trimestrali e ci dà la possibilità anche di scadere anticipatamente con la protezione del capitale in caso di scadenza anticipata. Quindi questo meccanismo di fatto agevola la possibilità che il prodotto scada anticipatamente. E perché ve lo racconto come una caratteristica importante e di fatto benefica per il prodotto? Perché appunto a scadenza, qualora il certificato invece non scada anticipatamente ma si arriva a scadenza, avremo il monitoraggio della barriera. Questi prodotti comunque proteggono il capitale per ribassi delle azioni fino al livello barriera, ma qualora i ribassi siano oltre il livello barriera, in quel caso la protezione, la condizione della protezione non sussiste più e quindi replicano sostanzialmente il paniere sottostante, ovvero l'azione che performa peggio del paniere sottostante. Ecco perché quindi una più probabile scadenza anticipata ci mette al riparo da questo tipo di scenario negativo per gli investitori in caso di mercati ribassisti. Andando a vedere poi velocemente alcune delle soluzioni e magari restando sui temi più interessanti del momento, abbiamo questi certificati che vi mostro qui, partendo magari dal fondo in questo caso, visto che il listino italiano è particolarmente apprezzato dagli investitori in certificati, dove abbiamo Unicredit, Mediobanca, Stellantis, STM, che per farvi un esempio ha barriera al 60% e monitorata ovviamente per quanto riguarda la scadenza, ma il premio trimestrale è del 2,7, quindi arriva a un rendimento di oltre il 10%. Tenaris a 2A, Enel e Eni allo stesso modo paga un premio del 2,6, quindi leggermente inferiore. Come per darvi anche un esempio così da comparare, il basket su sottostanti assicurativi, quindi AXA, Generali, Aviva e Zurich, paga un premio dell'1,5, che vuol dire un 6% per anno. Ecco, vi chiederete magari perché queste differenze, gli investitori si potrebbero chiedere perché queste differenze di premio tra un certificato e l'altro. Beh, è proprio dato dalla differenza dei sottostanti. Il paniere su assicurativi ha un premio inferiore proprio perché il settore assicurativo di per sé è un settore che ha poca volatilità. In questo caso la volatilità incide molto su quelle che sono le caratteristiche del certificato. Più è alta la volatilità, sostanzialmente più si riesce a estrarre rendimento. Rendimento che, come sempre in finanza, più è alto e più ovviamente richiede un'assunzione di rischio da parte dell'investimento. Il rapporto rischio-rendimento sui mercati finanziari, di fatto qualunque sia il prodotto, rimane sempre valido. Ecco che quindi un paniere assicurativo con poca volatilità, questo significa che le azioni si muovono in maniera meno ampia nei loro spostamenti e quindi c'è una minor probabilità di arrivare alla barriera a scadenza. Ecco così che quindi il premio viene commisurato. L'esempio può essere un esempio opposto, può essere il basket sulle azioni che abbiamo selezionato che riguardano un altro tema di investimento, quello del metaverso di cui si è parlato molto in questi ultimi mesi. Queste azioni sono Unity Software, Roblox e Autodesk, sono 3 azioni che fanno parte di questo appunto megatrend che chiamiamo metaverso
In questo caso vedete come il premio trimestrale arriva addirittura al 3.7, quindi a quasi un 15% per anno, sempre con barriera a 60. E questo è dovuto appunto da quello che vi spiegavo prima e dalla volatilità di queste azioni. Allora Luca, facciamo così, fermiamoci un secondo, chiedo a Davide, che prima di salutarci, che dovrà abbandonarci un po' prima, un commento insomma su questa prima diciamo panoramica di prodotti, poi salutiamo Davide e ci riconcentriamo insomma sui certificati BNP Paribas. Davide. Sì, beh, sicuramente parlo questa volta da ex consulente finanziario, quindi questi sono sicuramente dei prodotti che secondo me all'interno dei portafogli possono essere molto utili, soprattutto per quanto riguarda lunghe scadenze o comunque sia per diversificazione. Io mi ricordo comunque sia che la diversificazione era la chiave di tutto, ma questo succede anche nel trading di breve termine, paradossalmente. Di conseguenza, appunto, riallacciandomi al discorso iniziale di Luca, insomma, sempre bene valutare i rischi. Parlava appunto del settore assicurativo, stavo vedendo appunto dei fondi ultimamente che appunto gli unici azionari che stanno veramente andando bene sono proprio quelli dei servizi assicurativi, poi ovviamente ci sono insomma altri settori che vanno molto bene, ma di base insomma è sempre bene calcolare insomma i rapporti rischi rendimento e di conseguenza insomma, vista la vasta scelta che ci sono per quanto riguarda i certificates, questi diciamo nuovi strumenti che ci sono, la possibilità di diversificare è molto ampia. E allora David, intanto grazie per essere stato qui con noi, ti lascio andare e alla prossima. Alla prossima e un saluto a tutti. Torno da Luca e che forse è ancora in condivisione, possiamo dunque ricollegarci insomma all'ultimo prodotto che ci hai mostrato, cioè dopo una serie di, eccolo qua, dopo una serie di sottostanti italiani di Piazza Affari, siamo entrati anche nel metaverso mostrando appunto anche qualche titolo su Wall Street, ricordo Roblox non solo, che insomma amplia in qualche modo ancora di più, anzi l'offerta, che peraltro si può anche trovare all'interno del canale Telegram Investimenti BNP Paribas, dove insomma ci sono ulteriori spunti di investimento e anche dove reperire insomma informazioni a riguardo. Luca, torno da te. Sì, tra l'altro un aspetto da considerare in questo caso, le azioni sono denominate in dollari ovviamente in questo caso, il certificato rimane invece quotato su borsa italiana e rimane denominato in euro. Tuttavia, quindi si può ovviamente ricondurre e può sorgere la domanda circa il rischio di cambio tra appunto la valuta di denominazione delle azioni e quella del certificato. Tuttavia, in gergo tecnico questi certificati si definiscono quanto, ovvero non espongono l'investitore a quello che è il rischio di cambio tra euro e dollaro in questo caso. Come tutti gli altri nostri certificati che presentiamo qui, sono con la caratteristica quanto, proprio perché il valore iniziale delle azioni è appunto valutato in dollari, che è la valuta naturale delle azioni, e allo stesso tempo anche tutte le valutazioni successive, anche il monitoraggio della barriera a scadenza, verrà fatto dollaro su dollaro e da lì ne deriva appunto il payoff, che poi invece, come abbiamo detto, sarà in euro. Pertanto eventuali diciamo fluttuazioni tra euro e dollaro, queste non avranno un impatto sul payoff del certificato, quindi di fatto stiamo comprando un certificato in euro che punta su azioni in dollari, ma non ci dobbiamo curare di quello che può essere un'eventuale fluttuazione del tasso euro-dollaro. Interessante anche in virtù di una fluttuazione in questo periodo abbastanza forte, sia per quanto riguarda il dollaro sia per quanto riguarda l'euro, che ha raggiunto i massimi del mese. Mostro a casa anche il sito investimenti.bnpparibas.it, dove oltre a Piazza Affari, all'andamento di Piazza Affari e insomma al vario andamento dei titoli, in questo caso sia italiani sia Wall Street, insomma sono indicazioni in tempo reale, siamo quasi alla chiusura della seduta, si possono trovare appunto
le indicazioni, i grafici, i valori e anche i top 5 cash collect, che sono poi i prodotti che stiamo osservando, le nuove emissioni, top 5 certificati a leva e poi anche le idee di trading, insomma, anche odierne e con anche altri spunti, sia riguardante il conflitto Russia-Ucraina e sia, insomma, anche indicazioni più legate al trading, come appunto questo che vedete sulla destra, legata al DAX, in cui si attendono le prime correzione. Top 5 cash collect. Luca, ti chiedo anche più o meno è la stessa domanda che avevo rivolto un mese fa, se, diciamo così, i clienti, gli investitori si stanno muovendo verso una direzione precisa o se invece la scelta è ampia e anche da parte vostra e anche la loro scelta rimane altrettanto ampia. Ma si stanno muovendo soprattutto per, magari qui vengo alla seconda cosa di cui vi volevo parlare, soprattutto a cercare protezione che poi viene tradotta in sostanza in barriere molto profonde e al tempo stesso il settore bancario, che se vogliamo ha perso più degli altri all'interno del nostro listino, è in questo momento è visto come una buy opportunity, quindi in particolare sui grandi nomi, mi riferisco a Intesa San Paolo, a Unicredit, su queste azioni che hanno subito comunque dei ribassi importanti, in questo mese vediamo che c'è sicuramente interesse, perché appunto io credo l'interesse sia dovuto proprio a una filosofia che appunto questi titoli sono stati un po' impattati dalla tensione geopolitica, ma che nel lungo periodo non possono diciamo tornare alle quotazioni che hanno visto a gennaio, inizio gennaio, febbraio. E sommando un po' queste due componenti, se vogliamo troviamo anche una conferma su questi prodotti di cui vi parlavo prima, emessi a inizio marzo, perché qui abbiamo emesso una gamma di Memory Cash Collect con premi mensili in questo caso e con la grande caratteristica, la principale che li differenzia dagli altri, con una barriera fino al 40%. E un esempio su tutti è proprio il primo di questi certificati, dove abbiamo Intesa San Paolo e Unicredit con una barriera sia per il premio sia per la scadenza anticipata, quindi per la scadenza finale, quindi per la protezione capitale, al 40% di questi valori iniziali. Circa 1,915 per Intesa San Paolo e 9,35 per Unicredit. Se andiamo a metterlo in una slide, avevo provato a fare questo esercizio, sì. Vediamo come il 40% di questi valori significhi per Intesa San Paolo 0,76 circa, qualcosa di più, 0,7659, e per Unicredit 3,74. Allora, questi sono, mettendoli in un grafico a 20 anni, questi sono valori che di fatto non sono mai stati toccati se non avvicinati durante le grosse crisi di Lehman e del debito sovrano nel 2000 e subito dopo, nel 2012. Ecco, con questo tipo di protezione sicuramente si crea un entry level, viste le attuali quotazioni, interessante, ma soprattutto con barriere, passami il termine, iperprotettive. Questo è un certificato che effettivamente appena messo sul mercato ha subito riscontrato grande interesse, anche perché vista la volatilità e i livelli a cui abbiamo emesso il prodotto, ha permesso comunque di garantire un premio che si avvicina al 10% per anno. Tra l'altro monitorato mensile, quindi tantissime valutazioni durante l'anno, 12, e quindi tante possibilità di monitorare più volte il mercato. Perché dico questo? Perché anche se grazie all'effetto memoria, valutandolo più volte, anche se in alcuni casi si arrivasse al punto di toccare questi livelli, il premio non viene pagato, ma con l'effetto memoria si potrà sempre recuperare in futuro. Ecco, qual è il contro di questa emissione? Che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, possiamo vederlo questo dal sito, la volatilità è leggermente scesa, e al tempo stesso le azioni stesse, se vogliamo, sono risalite rispetto ai minimi registrati 2-3 settimane fa. Ecco, questo ha portato di fatto a un aumento delle quotazioni dei certificati, che ora vi mostro. Siamo sul nostro sito,
andiamo sotto la voce appunto Memory Cache Collect, i primi che troviamo sono appunto relativi all'ultima emissione, possiamo vedere come il denaro lettera di questi prodotti è già salito, ma anche nel caso del certificato di cui vi stavo parlando, vediamo che oggi il denaro e la lettera sono 102 e 103, quindi si acquista oggi a 103. Questo vuol dire che quindi, questo è dovuto anche al fatto che rispetto allo strike che vi raccontavo prima, come possiamo vedere qui, Unicredit è salita dell'8%, Intesa San Paolo è salita dell'11%, quindi siamo a distanze di oltre il 60% dalla barriera, sono estremamente profonde, vorrebbe dire che devono perdere più del 60% rispetto al valore di oggi per toccare questi livelli di barriera. È chiaro che quindi questi prodotti hanno acquisito un valore, tuttavia essendo un premio il premio di 0,8, se immaginiamo che la prima se immaginiamo anche che la prima scadenza anticipata è dopo 6 mesi, abbiamo ancora 6 premi da 0,8, quindi hanno un rendimento di 4,8 euro di premi, se ipotizziamo che scadano anticipatamente, quindi le quotazioni rimangono queste al sesto mese, quindi alla prima data di valutazione anticipata scadono, pagheranno comunque 4,8 e quindi sarebbe un 1,8, togliendo i 3 euro in più che stiamo pagando per comprare il prodotto, comunque sarebbe un 1,8% in 6 mesi, con un rischio particolarmente, se vogliamo, basso rispetto a, diciamo, quello che è il mondo e la nostra gamma di certificati. Quindi questo potrebbe essere un'idea estremamente difensiva per portare a casa un 1,8% in 6 mesi. È chiaro che qualora ci sia un ribasso di questa azione, di nuovo un aumento della velocità, della volatilità, questo prezzo che vediamo qui oggi può ovviamente tornare verso 100, e al tempo stesso non è scontato che questo prodotto scada fra 6 mesi, perché qualora appunto si ritorni ai livelli iniziali o sotto questi livelli iniziali, il certificato comunque potrebbe continuare a vivere e continuare a pagare i premi, perché appunto poi abbiamo allo stesso tempo delle barriere molto profonde. Quindi anche se sopra il valore iniziale rimane un prodotto che gli investitori stanno guardando, come anche quest'altro prodotto dove è della stessa famiglia, quindi il funzionamento è lo stesso, si compra 103,45 oggi, in questo caso il premio è leggermente superiore, quindi qui abbiamo 6 premi da 0,9, quindi un rendimento del 5,4% nei 6 mesi, dal quale appunto togliere l'extra premio al quale lo stiamo pagando oggi. Ecco, tra l'altro Giacomo, su questo ci siamo già messi a lavoro per fare una gamma gemella, proprio perché vogliamo andare a prendere i vari momenti, visto che i mercati stanno cambiando velocemente, vogliamo andare a prendere quindi i nuovi strike, i nuovi valori attuali. Stiamo pensando di fare un'emissione gemella che sarà sul mercato nelle prossime settimane, con esattamente le stesse caratteristiche, ma con dei valori iniziali aggiornati a quelli che sono le quotazioni di questi giorni. E allora un ampio volo planare, direi, sull'universo, insomma, BNP Paribas anche oggi sui prodotti dei certi e sui certificati prodotti finanziari di BNP Paribas. Io ringrazio a questo punto Luca Comunian, Global Markets Distribution Sales BNP Paribas, per essere stato anche questa volta qui a Oltre la Barriera qui con noi e per averci, insomma, raccontato un po' quali sono, insomma, le proposte del mese per quanto riguarda i certificati di investimento. Buon lavoro Luca e alla prossima puntata. Grazie a voi e ci vediamo il prossimo mese per raccontarvi le prossime novità. Grazie. Grazie a Luca, grazie a BNP Paribas, grazie a voi che ci avete seguito e grazie anche alla regia. L'appuntamento è per domani con la diretta sui mercati. Grazie per essere stati qui con noi e una buona serata.